Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi delle letture del mio ultimo periodo. Il primo libro di cui vi parlo è The Gender Games di Juno Dawson. Vi avevo fatto già vedere il libro in un book haul qualche tempo fa, e essenzialmente questa è la storia di Juno Dawson, che è un'autrice di Young Adult inglese e che recentemente, un paio di anni fa, appunto da uomo è diventata donna, quindi è una donna trans. E qui parla un po' del suo rapporto con il genere, appunto il titolo ricorda Hunger Games, perché appunto vuole parlare di come il genere essenzialmente crei dei problemi a livello della società, a livello di noi come persone. E lo fa parlando sia a livello un po' più teorico, tecnico, di varie questioni legate al genere, sia soprattutto a livello della propria vita personale. Lei infatti dice che quando era piccola, tipo all'asilo, andava a letto pensando se faccio la brava, domani mi sveglio e sarà una bambina. Come questa idea fosse sempre dentro di lei, fino ad appunto diventare il motivo per cui da adulta ha fatto la transizione. È molto carino, fa molti riferimenti alla cultura pop e è molto scanzonato, fa molte battute, alcuni dettagli un po' così carini, tipo la parte sulla sua sessualità in cui avverte i genitori di non leggere le pagine successive. È molto scorrevole, si legge velocemente e tutto. L'ho trovato molto interessante. È chiaro che si rivolge a un pubblico più giovane. Lei fa anche molti tour nelle scuole, appunto, a parlare di genere e di queste cose qua. E mi è sembrato interessante, insomma, nel panorama letterario che ci fosse un libro per adolescenti che parla di tematiche che possono essere importanti per loro. Io non ho mai letto niente di suo, appunto, a parte questa sua autobiografia, e l'ho trovata carina, insomma. Quindi, non so se esiste in italiano, so che alcuni suoi libri credo che siano stati tradotti, e che uno dei suoi libri precedenti, This Book is Gay, credo che sia stato tradotto in italiano, quindi magari arriverà anche questo, e penso che appunto se siete voi adolescenti o se conoscete persone giovani possa essere molto interessante per cominciare a parlare anche di certi argomenti. La lettura successiva che ho fatto è The Idiot di Elif Batuman, che ho visto che è uscito recentemente per Einaudi. Come al solito vi lascio sotto tutti i dettagli. E questo era appunto candidato al Women's Prize for Fiction, che alla fine è stato vinto da Camila Shamsi, credo. Vabbè. Questo romanzo è molto particolare, è un mattoncino e secondo me è uno di quei classici libri che o piace molto o non piace per niente. A me è piaciuto molto, anche se in certi momenti ho fatto un po' fatica ad andare avanti. È uno di quei classici libri che non parlano precisamente di un argomento ben specifico, ma che seguono una persona in un momento specifico della sua vita. Qui la protagonista è appena arrivata ad Harvard, se non erro, sì, e quindi a 18 anni, 19 anni, comincia la sua vita universitaria e in realtà è molto molto indecisa. Comincia a seguire questo corso per imparare il russo, segue un corso di linguistica, comincia ad avere appunto a fare amicizie, però c'è sempre qualcosa che la turba a livello personale, a livello interiore, si sente come se tutti gli altri sapessero quello che stanno facendo, mentre invece lei no. È quindi un romanzo molto introspettivo e per questo a volte è un po' difficile andare avanti, proprio perché non è che succeda granché. Lei è appunto l'idiota del titolo perché a volte viene proprio voglia di tipo prenderla, darle una scossa e dirle cosa stai facendo, però al tempo stesso è impossibile non pensare a quando noi eravamo nella sua posizione, eravamo appena arrivate all'università. Io ho rivisto anche molto di me perché come lei ho fatto l'università in un'altra città, quindi ero lontana dalla mia famiglia. Ed è tutto molto più strano quando vieni sradicato dal tuo ambiente d'origine.
e sei da solo, non hai una rete di persone intorno a te. In più questo romanzo però è ambientato negli anni 90, quindi c'è anche la questione tecnologica, cominciano ad essere utilizzate le mail di più ed è un qualcosa di nuovo, ovviamente. Ripeto, in certi punti è un po' difficile andare avanti, però l'ho trovato veramente molto bello, è molto introspettivo, dicevo, fa ragionare tantissimo, ha tantissimi riferimenti letterari, sono sicura di essermene persi anche tantissimi, però comunque è una lettura molto immersiva che io vi consiglio molto. Il libro successivo fa sempre parte dei finalisti appunto del Women's Prize for Fiction e mi è piaciuto ancora di più di The Idiot ed è When I Hit You di Mina Kandasamy. Questo è il classico romanzo per cui qui in Inghilterra e in America direbbero trigger warning perché parla, come da titolo, ovviamente di violenza domestica. Quindi se queste tematiche vi turbano, passate al libro successivo, ecco, di cui parlo. La storia è sì un romanzo, ma è autobiografico perché l'autrice, che è una scrittrice e traduttrice indiana, che si divide appunto fra Londra e l'India, racconta del suo matrimonio adesso conclusosi. Lei appunto sposa questo professore universitario con cui c'è una grande intesa a livello intellettuale. Lui è anche molto attivo a livello di sfera politica, è comunista, va alle manifestazioni e lei è molto attratta, insomma, da questa persona con cui pensa appunto di avere una grande intesa, con cui si trova d'accordo sotto molti punti di vista. Il problema è che nel momento in cui si sposano e quindi vanno a vivere insieme, lui diventa. Lui si mostra per quello che veramente è, e cioè una persona che vuole controllarla al punto da arrivare alla violenza fisica. E questa è la storia appunto di lei che si riappropria della propria vita. È un romanzo molto duro appunto per le tematiche di cui tratta, soprattutto alla luce del fatto che si tratta di cose che le sono successe veramente. Ma la scrittura è un qualcosa di incredibile, è estremamente poetico, riesce a giocare benissimo con la lingua, a scrivere scene in cui lei immagina se stessa come la protagonista di un film e quindi descrive tutto in modo asettico, come se fosse appunto una banale, tra virgolette, sceneggiatura. È veramente un qualcosa che lascia senza fiato. La lingua è un po' complicata se non parlate benissimo inglese, se non leggete abitualmente, perché, proprio appunto perché è così ricca, così poetica, eccetera, come dicevo prima. Però è sicuramente un libro che secondo me avrebbe meritato di vincere. Chiaro, io non ho letto gli altri finalisti, sono sicura che fossero altrettanto belli, però questo libro è veramente indimenticabile. Passando a tutt'altro argomento. Ho letto 10 motivi per cancellare i tuoi account social. Mi sembra che sia stato tradotto così in italiano di Jerrold Lanier. È uscito per il Saggiatore, credo. Comunque, come sempre, vedete sotto i dettagli. In Inghilterra è uscito con questa copertina molto, molto zen, mentre invece nell'edizione americana c'è un gatto sopra ed è un peccato perché uno appunto delle sue motivazioni per cui dovremmo cancellare i nostri account social è appunto il seguente. È un parallelismo con i cani e i gatti. Perché? Perché quando noi andiamo su YouTube per dire cerchiamo video di gatti, appunto cerchiamo video di gatti. Perché? Perché i gatti sono sì addomesticati, ma sono anche imprevedibili ed è questo che ci fa ridere o ci rende interessati, mentre invece i cani sono completamente addomesticati e quindi non destano lo stesso stupore perché fanno più o meno sempre le stesse cose. E quindi lui dice: dovremmo tutti essere dei gatti e non dei cani, mentre invece i social media ci stanno rendendo dei cani, facciamo tutte le stesse cose, leggiamo gli stessi libri, compriamo le stesse cose e tutto questo in un loop infinito. Jerrold Lanier è un personaggio che a me affascina tantissimo, infatti vorrei recuperare anche altri suoi scritti, tipo Non sei un gadget,
poi ne ha scritto anche un altro. In pratica lui è un informatico e si occupa di realtà virtuale, è stato uno dei pionieri della realtà virtuale, e però è sempre anche stato molto attento all'uso che se ne fa della tecnologia. E in questo piccolo appunto pamphlet descrive gli effetti negativi di alcuni social media. Cioè lui, non so come è stato reso in italiano, però essenzialmente divide tutto ciò che c'è sull'internet fra cose che non sono problematiche e cose che sono un problema, insomma. Fra queste lui mette Google, Facebook e Twitter, credo. Salva LinkedIn, per dire. Perché lui dice? Perché non solo invadono la nostra privacy, ma lo fanno per profitto, lo fanno per venderci cose e ci stanno privando della nostra individualità e della nostra indipendenza di pensiero. È una cosa estremamente vera, secondo me, e no, non ho cancellato i miei social dopo averlo letto, però effettivamente la sfida che lui propone di fare, cioè dice, capisco che possa spaventare e che non tutti possano permettersi di cancellare i propri social, perché molte persone lavorano grazie ai social, nel senso che possono trovare clienti tramite i social, e quindi lui si rende conto che non è un qualcosa che può essere usato da tutti, non è una strategia applicabile al 100%, però lui dice provate a stare 6 mesi senza e vedete cosa succede. Le varie argomentazioni sono tutte valide, secondo me, ed è un modo interessante per cominciare a ragionare un po' di più sul mondo in cui ci troviamo oggi e decidere anche un po' come vogliamo noi reagire. Il libro successivo è un libro veramente assurdo che ho letto per il gruppo di lettura femminista che sto frequentando ultimamente e si chiama Ex Utero di Lori Foose. Già la copertina è un qualcosa di boh. Questo è un libro di inizio anni 90, credo, se non mi ricordo male. Sì, del 95. Non so se sia mai stato tradotto in italiano, ma non è una grande mancanza se nessuno l'ha tradotto. Essenzialmente la storia è questa: una donna va al centro commerciale, compra un paio di scarpe rosse, torna a casa e si accorge di aver perso il suo utero. E quindi comincia questa corsa per ritrovare questo utero scomparso, che mobiliterà l'intera città, avrà delle conseguenze su altre donne, eccetera. Tutto il discorso, insomma, che l'autrice fa vuole essere allegorico, vuole essere una critica nei confronti della società, vuole lanciare un messaggio che le donne ovviamente non sono solamente il loro corpo, non sono solo fabbriche sforna bambini, ok, va bene. Però il libro è assurdo. Il libro è veramente assurdo. La storia si perde appunto in questi sfilacciamenti dove ad un certo punto c'è una donna a cui non finisce mai, comincia ad arrivare il ciclo e non finisce mai più, ce n'è un'altra a cui si chiude la vagina e diventa come le Barbie, insomma, piatta. E però tutte queste storie non vengono mai, diciamo, chiuse, non c'è una conclusione vera e propria, è tutto molto strano, a dir la verità, è tutto veramente molto strano e non si riesce, insomma, ad avere una sorta di risoluzione. In più ti spiega anche molto le cose, quindi ogni singolo dettaglio che voi vedete qui, tipo il cane, le scarpe rosse, i cereali, il passeggino, il reggiseno, le uova, sono tutte cose che lei spiega, spiega, spiega ancora e ogni volta che succedono te le rispiega. Quindi diventa una lettura che sì, scorre veloce perché è scritto in modo molto, molto semplice. È anche un libro molto corto, cioè se guardate dentro è scritto in carattere 10.000 con un sacco di margine. Però non so come dire, l'intento buono si perde nel modo in cui viene esposta la storia, in cui viene, sì,
scritto, quindi è un peccato, però capisco anche il motivo per cui io abbia veramente anche fatto fatica a cercare a trovare un'edizione, perché sì. Il libro successivo è un libro che vi ho mostrato nel mio video, quello sulle letture in vacanza, che appunto all'epoca non avevo ancora letto, ed è La festa nera di Violetta Bellocchio, edito Chiare Lettere. Sapete che appunto ero pompatissima e infatti non mi ha deluso per niente, anzi è uno dei libri migliori dell'anno secondo me, ed è una storia distopica, ambientata in un futuro non molto lontano, in Italia. E essenzialmente c'è stata la fine del mondo. Non sappiamo molti dettagli. Sappiamo che seguiamo questi tre personaggi che non sono degli stinchi di santo, anzi, sono tre persone che di lavoro facevano documentari su YouTube, anche di quelli acchiappa visualizzazioni, no? Diremmo noi, che per un certo motivo che scopriremo ad un certo punto nel libro, sono caduti in disgrazia e quindi decidono dopo 6 mesi dal fatto di tentare un'ultima avventura, diciamo, e vanno in viaggio sulla statale 45 a visitare questi 5 luoghi che si sono formati appunto spontaneamente delle 5 comunità, ognuna diversa dalle altre, e di vedere con i propri occhi cosa sta succedendo. La destinazione finale vuole essere quella più pericolosa, e cioè il luogo dove esiste questa figura misteriosa che si dice possa guarire le persone semplicemente imponendo le mani. Durante questo viaggio, quindi, vedranno comunità dove vivono uomini che hanno commesso crimini nei confronti delle donne, che quindi decidono di vivere da soli, in isolamento, e dove la presenza delle donne è vietata. Questo, tra l'altro, è un dettaglio molto interessante e si collega con la mia maglietta, che non so se si vede, perché la Bellocchio si è ispirata a un qualcosa che esiste veramente, cioè in America, in alcuni stati, come ad esempio in California, c'è una legge per cui se una persona ha commesso dei crimini a livello sessuale, non può vivere nel raggio di tot chilometri da scuole, parchi, posti dove possono esserci comunque bambini. E questo diventa un problema perché queste persone, dopo che hanno passato il tempo che dovevano passare in prigione, si ritrovano a non sapere più dove andare a vivere, perché dovunque vanno, prima o poi c'è un parco che viene aperto, una scuola, quello che è. E quindi lui aveva fatto una puntata di uno dei suoi documentari in dove andava a visitare una di queste comunità che era stata creata da un uomo che lui stesso aveva commesso dei crimini pesanti e che aveva deciso di aprire questo posto appunto per accogliere altri uomini come lui. Chiusa la parentesi, La Festa Nera appunto è un libro molto, molto bello, molto interessante. Il modo in cui scrive la Bellocchio, secondo me, è fantastico. Scrive dei dialoghi incredibili. Ci sono un sacco di riferimenti anche qui, come in The Idiot, e anche qui sicuramente me ne sarò persa alcuni, però ci sono recensioni di persone che ne sanno più di me, magari ve ne linko alcuna nell'info box se mi ricordo, che vi possono aiutare a mappare un po' meglio. Si sta alla ricerca di un romanzo italiano distopico che però parli anche molto dei nostri tempi e se state attenti riuscirete a trovare tanti commenti anche sulla nostra società odierna, questo fa sicuramente al caso vostro. È anche molto breve, quindi non si perde insomma per vie strane, va dritto al punto e lo fa molto bene. I prossimi due libri sono due ebook, quindi vi metterò la copertina da qualche parte. Il primo è Scompartimento per lettori taciturni di Grazia Cherchi, che credo che sia stato ripubblicato recentemente da Minimum Fax, ed è una sorta di antologia con vari scritti appunto della Cherchi che lavorava in ambito editoriale. Quindi ci sono suoi articoli usciti per vari quotidiani, interviste. Ed è molto bello se vi interessa scoprire qualcosa di più del mondo dei libri, non solo perché lei in tanti articoli parla dell'editoria, parla dei libri che le piacciono,
recensisce libri, ma anche nelle sue interviste si scopre un po' di più di lei e anche del de retroscena del mondo del lavoro editoriale, perché intervista scrittori che parlano appunto delle proprie esperienze e tutto. È sicuramente una lettura molto piacevole, mi ha fatto scoprire autori e titoli che non conoscevo e quindi se appunto siete curiosi, soprattutto per quanto riguarda la narrativa, italiana del Novecento, secondo me è una lettura molto interessante. Si presta anche, infatti per quello l'ho letto in ebook, perché si presta a letture anche un po' spizziche e bocconi, perché avendo articoli, interviste, e piccoli estratti, è facile poter leggere, due o tre cose, poi scendere dal treno, e cominciare quando si prende il treno successivo. Il secondo ebook che ho letto invece è Non scrivere di me, non mi ricordo bene il nome dell'autrice, ma di nuovo vi metto la copertina. E questo, anche questo è un libro sull'editoria in un certo senso e sulla scrittura, forse più che sull'editoria, perché raccoglie varie testimonianze appunto di questa giornalista culturale, di suoi incontri con vari autori. E quindi c'è questa commistione fra la sua esperienza personale del magari conoscere Philip Roth e parlarci in varie occasioni, con appunto i libri dello scrittore o scrittrice in questione, il periodo in cui lei li ha scoperti, e anche le città in cui si trovava, perché anche la geografia è molto importante in questa raccolta. Lei ha vissuto a New York, ha vissuto a Parigi, in Italia, sta a Milano, e quindi possiamo vedere anche a seconda del luogo in cui si trova, quali sono le sue impressioni, dove si trovava lei dal punto di vista anche psicologico, se vogliamo, nel momento in cui fa questi incontri, si approccia a questi autori. Se avete voglia di leggere libri che parlano di libri, questo è sicuramente consigliato perché vi farà venire voglia di leggere un sacco di cose. Successivamente ho letto una piccolissima raccolta di poesie che si chiama When I Grow Up I Want to Be Mary Beard di Megan Beach, è veramente minuscola. Lei ha scritto anche un'altra raccolta recentemente, che dovrebbe essere più incentrata sul femminismo, quindi penso che la recupererò. Penso che, allora, è una raccolta di poesie, molto semplice, si legge veramente in mezz'ora. Non tutte le poesie mi hanno fatto impazzire, però una cosa è certa, si vede che sono state pensate per essere recitate ad alta voce, perché nella biografia della scrittrice si dice che lei partecipa a molti contest di slam poetry, che tra l'altro mi piace tantissimo, sono andata a vederne un paio, veramente mi fanno impazzire. E si vede perché trovo un po' difficile capire dove far andare l'intonazione e sono sicura che se le sentissi recitate da lei assumerebbero tutto un altro aspetto. Ce ne sono un paio però che mi sono piaciute tantissimo, una su Londra e anche quella che dà il titolo alla raccolta appunto su Mary Beard. L'inglese non è particolarmente difficile, quindi magari se lo trovate può essere interessante. Il libro successivo è un altro romanzo YA che è stato recentemente anche trasposto in film e sto parlando di The Miseducation of Cameron Post di Emily M. Danforth. Il film che è appena uscito è con Chloe Moritz, che a me piace molto, e tra l'altro questa edizione era Pride, quindi con anche l'arcobaleno. Questo libro mi è piaciuto molto, ha qualche difetto secondo me stilistico, ho visto anche il film e anche il film secondo me ha qualche pecca, però mi sento comunque di consigliarvelo perché è una storia molto bella, molto interessante e ispirata anche non ad avvenimenti veri, nel senso che non è che esiste questa persona, però ha comunità che credo esistano ancora in America. Cameron Post è una ragazza, è una bambina, anzi all'inizio della storia, che capisce di essere attratta dalle femmine. I suoi genitori muoiono in un incidente stradale e lei quindi viene affidata alla zia, la sorella di sua mamma, che abitava in un altro stato americano, si trasferisce lì con lei e sua nonna. E niente, tutto sembra andare bene, lei continua con la sua vita, ha qualche rapporto con alcune ragazze,
finché ad un certo punto non si innamora della bellona della scuola, la quale è fidanzata con un ragazzo, però in un certo senso è attratta anche da Cameron. Le due, ad un certo punto, hanno una sorta di relazione, non stanno insieme, però hanno una sorta di relazione. Cosa succede? Che la bellona, appunto, della scuola, decide di parlare con sua madre di questa cosa, incolpando Cameron di aver approfittato della loro amicizia per fare queste cose disdicevoli. E la zia di Cameron, che è estremamente cattolica, la spedisce in questa comunità di recupero, di conversione, dove appunto un prete e una psicologa si occupano di questi appunto adolescenti che devono essere raddrizzati. Queste comunità, appunto, dicevo, c'erano molto di più ai tempi in cui è ambientata la storia, cioè gli anni 90, però ne esistono ancora in alcuni posti in America, anche in alcuni posti insospettabili, tipo lo stato di New York, credo. E leggevo in un'intervista che l'attrice Chloe Moritz, che appunto interpreta Cameron Post, ha anche incontrato delle persone che adesso hanno poco più di 30 anni e che hanno passato degli anni in questi posti assurdi dove appunto si studia la Bibbia e si studia quali sono stati le cause scatenanti dell'omosessualità, cioè cose assurde fuori di testa. Perché mi sento di consigliare questo libro? Perché è importante, secondo me, parlare di queste cose e soprattutto penso che sia veramente interessante il fatto che finalmente in un libro per adolescenti si parli di ragazze lesbiche, perché molto spesso nei libri per appunto young adult si parla di ragazzi gay, quasi come se lo spettro femminile non esistesse, invece chiaramente esiste, e quindi questo l'ho trovato molto importante, molto interessante. Credo sia molto importante e sì, dicevo che ha qualche difetto stilistico, cioè secondo me si dilunga molto su alcune parti e si dilunga troppo poco su altre parti, però a parte questa piccola pecca, i personaggi sono molto interessanti, molto ben fatti, si arriva alla fine conoscendo veramente la protagonista e ripeto, trovo estremamente bello che si possa parlare di questi argomenti alla luce anche di tante cose che vediamo succedere con no, la teoria del genere, queste cose qua, quindi altamente consigliate. Sempre in tema letture leggere e per niente inquietanti, ho letto anche Girl Interrupted di Susanna Kaisen con questa copertina con Winona Ryder. Io non ho visto il film con Winona Ryder, mi dispiace. Vedrò di recuperarlo perché ho visto che è su Netflix e quindi non sapevo nulla, cioè ho proprio letto il libro così a scatola chiusa, scoprendo fin dalla prima pagina che è una storia vera, cioè Susanna Kaisen ad un certo punto quando aveva 18 anni, se non ricordo male, è in cura da uno psicologo, cioè in cura va dallo psicologo, soffre di depressione. E ad un certo punto viene così convinta su due piedi ad andare di sua spontanea volontà in un ospedale psichiatrico e farsi ricoverare. E rimarrà lì dentro 2 anni. Una cosa assurda. Questo avviene negli anni 60, mi sembra, fine anni 60. E quindi questa è la sua storia per piccoli episodi. Quindi vediamo ogni capitolo che è molto breve. Appunto, ha qualche episodio di quello che succede in questa casa di riposo. Abbiamo anche tutte le carte, insomma, che lei dopo più di 20 anni, credo, riesce a recuperare, riesce a ottenere con i suoi progressi, quello che le viene dato, quello che lei dichiara. Ed essenzialmente quello che la scrittrice vuole fare con questo libro è dimostrare come il sistema sia estremamente problematico. Lei non aveva dato segni di squilibri particolarmente pericolosi. Ha ottenuto tutti questi carteggi solamente dopo 25 anni,
e si è resa conto del fatto che 2 anni della sua vita le sono stati rubati in un'età estremamente delicata come quella del fine adolescenza, perché aveva semplicemente mostrato di essere un po' instabile. È abbastanza inquietante, quindi, come lettura, perché appunto fa pensare molto a come queste strutture siano gestite, a cosa significhi veramente soffrire di problematiche legate alla salute mentale e del fatto che appunto ci si debba affidare ad altre persone. Penso che guarderò il film perché il libro mi ha molto colpita, però sì, anche un po' inquietata. E sempre di nuovo per il filone cose un po' tristi barra inquietanti, ho letto Wishful Drinking di Carrie Fisher. Anche qui si parla di salute mentale perché Carrie Fisher viene diagnosticata come bipolare. C'è anche proprio un punto in cui lei fa vedere che è finita anche proprio su un libro di psichiatria. Con una foto dove è Leila, ma ok. E diciamo che leggendolo adesso è un po' triste come lettura, chiaramente. Però in realtà, se siete fan, è sicuramente divertente. Lei scriveva molto bene e appunto sapeva far ridere. Qui racconta la storia della sua vita da quando è nata fino a quando è uscito, credo. Non l'ultimo Star Wars, quello prima. Comunque, è degli anni 2000, credo già, sì, è del 2008. Ed è appunto divertente perché è la storia della sua famiglia, ci sono molti aneddoti sulla sua vita privata, sui suoi genitori, su Star Wars ovviamente. Però fa anche molto riferimento ai suoi problemi, come la dipendenza dall'alcol, la dipendenza dalle droghe, e spiega anche che fino a che lei non è riuscita a capire che era bipolare, le droghe, l'alcol, altro non erano che modi di automedicarsi, cercare da sola un equilibrio che non riusciva normalmente ad avere, che penso sia una questione molto, molto importante, molto interessante, perché molto spesso non si capiscono le cause per cui una persona che ha disponibilità economica, che ha un lavoro, è indipendente, ha una buona famiglia alle spalle. Oddio, suo padre era un po' scapestrato, però comunque aveva una sorta di rete alle spalle, possa finire vittima di dipendenze. Ma in realtà ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione e spesso non ci ricordiamo di questa cosa e pensiamo semplicemente che le persone non riescono a reggere determinati tipi di pressioni, mentre non è così. E il discorso anche sulla salute mentale è un discorso che andrebbe fatto di più e con un attimo più di comprensione e di compassione, no, non compassione nel senso negativo del termine, però nel senso di cercare di comprendere le altre persone. Penultimo libro, anche questo libro non so perché ho beccato una serie di letture, una di seguito all'altra, che hanno a che fare con la salute mentale. Questo l'ho letto ad agosto perché è il mese della lettura delle donne in traduzione ed è Die My Love di Arianna Harwitz, non so come si pronuncia, che è stato tradotto dallo spagnolo argentino. Parla di questa donna straniera, non sappiamo bene di quale nazionalità, però abita in Francia, in un paesino sperduto in mezzo alla campagna, con suo marito e il loro bambino appena nato. E essenzialmente è una storia che riguarda quello che succede nella mente di questa donna, che comincia a soffrire di una depressione postpartum talmente tanto forte da mandare completamente fuori dai gangheri tutti gli aspetti della sua vita, dal non cercare di imparare meglio il francese per poter trovare un lavoro, dal non imparare a guidare la macchina, dal non riuscire a comunicare col proprio marito, non riuscire a provare quasi nulla nei confronti del proprio bambino.
È stato qua nella quarta di copertina, la sua scrittura è stata paragonata anche ai film di David Lynch. Devo dire che sì, ci sono delle scene veramente inquietanti e raccapriccianti. Non è una lettura sicuramente da fare a cuor leggero, però sono comunque contenta di averla fatta. Se però non vi piacciono le storie che non hanno essenzialmente una trama, perché qua non c'è un inizio, uno svolgimento, una fine, va e basta, forse un po' ve lo sconsiglio, però, e non so neanche se è stato tradotto in italiano, controllerò meglio, però ecco, nonostante così lo scompigliamento mentale, è sicuramente un buon libro. Infine, l'ultimo libro che ho letto è non fiction ed è The Guilty Feminist di Deborah Frances White, come si intitola come l'omonimo podcast. Per questo vi rimando all'ultima puntata di Libri Isterici, che è il video precedente a questo. E niente, posso solamente dire che mi è piaciuto tantissimo e che ve lo straconsiglio. La smetto di parlare perché sono andata avanti per ore e non ho più voce. Se avete letto qualcuno di questi libri, come al solito, ne parliamo nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!